Quando si parla di abbigliamento da trekking, trail running o alpinismo, ci si dimentica sempre di parlare di pantaloni impermeabili. Visto che settimana scorsa abbiamo parlato dei gusci impermeabili, oggi vi faccio vedere quelli che sono i miei migliori pantaloni impermeabili top ed economici da trekking, trail running e alpinismo. Iniziando dal mondo dell'alpinismo, dal prodotto top, vi consiglio queste The North Face Summit Futurelight Torreiger. È un prodotto che io ho provato l'anno scorso e sono trovato veramente bene, realizzato con materiale esterno in un nylon 100% ripstop, quindi un materiale veramente molto durevole, vi assicuro è difficilissimo da strappare. Un pantalone poi fatto con la membrana Futurelight di The North Face, che sappiamo avere un 20.000 di impermeabilità e 60.000 di traspirabilità, quindi dal punto di vista della traspirabilità veramente tanta roba. Soprattutto un pantalone poi dalle ottime caratteristiche, perché è pieno di tasche, ha tutte le zip laterali per poter andare ad aprire il pantalone, abbiamo i rinforzi nella parte bassa per il rampone. In questo modello poi è anche presente la bretella, quindi per poterlo tenere su anche quando camminiamo. Devo dire, un pantalone che soprattutto vista la linea Summit di North Face mi ha convinto davvero tanto. Unica cosa, lui essendo il top, beh, costa 520 euro il prezzo di listino, è sicuramente alto, ma parliamo anche di una membrana, come dicevo, in nanofibre, che ha delle caratteristiche sicuramente molto top. Passando invece al modello economico per quanto riguarda l'alpinismo, come pantaloni vi consiglio questi Revolution Race Silence. Sono realizzati con una membrana ProShell, una membrana idrofobica porosa, quindi classica membrana che troviamo su tantissimi tipi di pantaloni impermeabili. Una membrana che come caratteristiche ha un 10.000 di impermeabilità, 10.000 di traspirabilità. Una membrana poi soprattutto che fa sì che la costruzione del pantalone sia a tre strati, quindi perfetta per l'alpinismo. Dal punto di vista dei materiali parliamo di un 100% poliestere, 100% riciclato. È soprattutto un pantalone poi che mi ha convinto per le sue caratteristiche, perché tasche ne abbiamo tante nella parte superiore, abbiamo delle zip che non corrono a tutta lunghezza ma ci permettono comunque di aprirle nella parte superiore per far uscire l'umidità, evitare di sudare, e nella parte inferiore per aumentare la grandezza del pantalone. Parte inferiore dove troviamo anche la parte di tessuto in più proprio per il rampone. Devo dire che come pantalone, soprattutto visti i 120 euro a cui lo si trova, è veramente ottimo. Un pantalone sicuramente che fa del suo punto prezzo, della sua qualità numero uno, e che secondo me lo si può utilizzare veramente per fare dell'alpinismo in modo anche molto soddisfacente. Vista la grande differenza di prezzo tra il The North Face e il Revolution Race, voglio darvi anche un pantalone, una via di mezzo come prezzo, che secondo me è il miglior best buy per rapporto qualità-prezzo, e sto parlando di questi Carpos Storm Evo Pants. Come per la giacca, loro sono veramente dei pantaloni ottimi, caratterizzati dalla membrana idrofila non porosa, quindi con tutti i vari punti a favore del caso. Un pantalone che presenta tutte le zip per poterlo aprire, con i rinforzi nella parte bassa per il rampone. Un pantalone che poi anche lui ha tutta la costruzione a tre strati, 100% poliamide. Diciamo che secondo me, visto il prezzo che lo si trova molte volte tra i 200 e i 250 euro, è sicuramente il pantalone per rapporto qualità-prezzo più conveniente da acquistare. Se stai trovando utile questo video e anche tu vai spesso in montagna, ti consiglio di iscriverti qua sotto al canale in modo tale da non perderti altri video sull'attrezzatura da montagna. Passando invece al mondo del trekking e del trail running, vediamo insieme le due discipline, perché i pantaloni che vi sto a presentare vanno bene per entrambi gli scopi. E i pantaloni top sono questi Carpos Low Terrain Pants. Un pantalone realizzato per gran parte in poliestere, un pantalone che fa della sua membrana il suo punto di forza. Infatti parliamo di un pantalone con una membrana idrofila non porosa, 20.000 colonne d'acqua di impermeabilità, 20.000 di traspirabilità. Un pantalone che vi assicuro vi permetterà di stare sotto l'acqua veramente per tantissime ore. È un pantalone poi anche molto leggero, lo si può comprimere facilmente. Presenta le zip laterali che corrono a tutta lunghezza in modo tale da poterlo indossare anche avendo il suo già sulle scarpe. Un pantalone che a me ha convinto davvero tanto, soprattutto per la sua membrana, perché appunto come dicevo è una idrofila non porosa. Un pantalone che come prezzo di solito lo si trova in giro sui 200 euro, ecco che lui, secondo me, per attività come trekking e trail running, veramente è uno dei pantaloni migliori che esistono sul mercato. Parlando invece del modello economico, quello che vi consiglio è questo qua di Decathlon, di Evadict, in particolare il modello da trail running. Parliamo di un pantalone che è realizzato per il 100% in poliestere. Ha una membrana idrofoba porosa che le garantisce 10.000 colonne d'acqua di impermeabilità e 10.000 di traspirabilità. Sicuramente quello che è il suo punto forte è il suo prezzo. Parliamo di un pantalone che lo si trova a 54,99 euro da Decathlon,
un pantalone che comunque ci permetterà di fare veramente dei trekking molto lunghi, anche trail running, abbastanza leggero, diventa abbastanza piccolo. L'unica cosa naturalmente è la sua traspirabilità, nel senso che 10.000 per quanto riguarda la traspirabilità è sicuramente un valore non così eccesso e alla lunga magari si potrebbe un pochino sudare. Però se volete spendere poco e poter passare tante ore sotto l'acqua senza preoccuparvi, lui è sicuramente uno di quei pantaloni best buy per il suo prezzo veramente basso. E tu che pantaloni impermeabili utilizzi quando vai a fare le tue escursioni in montagna? Fammelo sapere qua sotto nei commenti che ne parliamo assieme. Nella speranza sia stato esauriente e esaustivo anche per questo video, vi ringrazio per aver guardato e noi ci vediamo al prossimo. Ciao!